Oggi io e Marta cucineremo, giusto? Si dice così, cucineremo, sì? Sì, ok. I fiori di zucca gratinati in friggitrice ad aria, tutto a crudo, 3 minuti e sopra, cioè facilissimi, si fanno in un attimo. Allora, prendete i fiori di zucca da crudi, mi raccomando, da crudi. Io, come Marta, come tutti crudi, ok, però alza la testa, se non ti vedono e non ti sentono, ok. Io tolgo il coso centrale, che non ricordo come si chiama, poi voi se vi piace lo potete pure rimanere. Ecco qua, li ho puliti per bene e ora semplicemente li ho messi in un'insalatina. Prendo, questo che cos'è? Cosa? Il sale? No, questo è l'olio, dici olio. Cosa? Olio, ok. Prendiamo l'olio, generoso perché come dico sempre non siamo a dieta. Ma questo che cos'è? Questo che cos'è? Questo è il sale, ok. Prendiamo il sale e ce lo mettiamo dentro. E poi prendiamo, alza la testa, mo, e prendiamo questo che è il mammo formaggio, brava, brava. E ce lo mettiamo anche questo generoso. Mescoliamo, ok? Marta, ma che fai? Alza sta testa. Mescolate per bene, aspettate un attimo che Marta si sta litigando lei, i capelli e la molletta, tutto a posto? Tieni la testa su, vogliamo mettere un po' il collo? No. No, e allora tieni la testa su. Stai facendo stretching? Ah, stai facendo stretching, aspettate. Allora, comunque mescolate per bene, aspettate. Eccoci qua, mescolati benissimo, a questo punto prendete un foglio di carta forno e la friggitrice ad aria, semplicemente. E sistemiamo, aspetta, ma ovviamente se la quantità è tanta dei fiori di zucca potete farli anche al forno perché non cambia niente, ok? Aspettate, vediamo così, se no poi dopo non vedo dentro, ecco, ok, basta, finito. Mettete i fiori di zucca dentro, li sistemate per benino, bella. Marta si diverte quando io faccio le ricette, ma pure voi vi divertite quando io faccio le ricette. Marta, secondo te loro si divertono? Che tu mangi fiori di zucca crudo? Ma che sei pazza? Ok, vedete? Sistemati proprio per benino così, guardate quando sono bellini. Io ce lo farei un altro giretto d'olio così, così poco poco. Marta dice shh. E poi un'altra spruzzatina di formaggio sopra. Io alcune volte a fine cottura ci metto sopra qualche ciocchetto di formaggio, sottiletto, calbanino, insomma il formaggio che più vi piace. Un minuto prima di sfornarli, così si scioglie. Ma mi devo stare zitta. Papà sta tipo santo. Non urlate. Non ti preoccupate, papà non mi sente. E stavo dicendo, un minuto prima di sfornarli, metto qualche ciocchetto di formaggio sopra a vostra scelta per farlo sciogliere. Questa volta li faccio solo col parmigiano perché mio marito me li ha chiesti espressamente solo col parmigiano. E quindi, aspettate che qua non sono sistemati bene, faccio re, guardate quando sono bellini, guardate che belli, e mo andiamo in friggitrice ad aria, dite appresso a me. Eccoci qua, andiamo di friggitrice, ma come vi ho detto prima, possiamo farli anche al forno. Allora, accendiamo, io metto forno senza preriscaldamento, perché tanto questi non è che devono cuocere chissà che, temperatura 190, tempo 9, 20 minuti assai, 15 minuti. Io penso che ce la facciamo con il tempo. Poi ovviamente voi vi regolate, quando diventano belli dorati li togliete, si devono proprio come si dice, qua si dice senna ruscà, si devono fare belli dorati dorati sopra che devono fare un po' crocco quando li mangiate. Aspettate che vi faccio vedere il finale, aspettate. Eccoci qua, raga. Allora, mancano ancora 5 minuti, ma io li vedo già belli dorati. Ora vi faccio vedere. Secondo me sono già pronti. Ecco qua. Guardate quanto sono belli. Mamma, cioè, pochi minuti avete fatto un contorno spaziale. Io vi ripeto, a questo punto potreste mettere anche qualche tocchetto di formaggio a vostro piacere, scamorzo, groviera, fondina, quello che volete, e metterlo altri 30 secondi e fare in modo che si sciolga il formaggio sopra. Io in questo caso non lo metto, ve l'ho detto, perché mio marito lo usa solo col formaggio. Ma facciamo l'assaggio e Marta, aspettate. Eccoci qua, Marta, sei pronta per l'assaggio? Sei pronta per morire, quando si mangia lei proprio è una cosa pazzesca! Allora, aspetta che scotto un pochino, mamma. Ammiti un attimo.
E mo che sto aspettando. Però è che è? Si pronto? Si pronto? Vai. Aspettiamo il tuo giudizio. Sa già anch'io, voglio, mamma mia. Mamma mia. Troppo buoni, veloci buoni. Allora, va. Cosa hai detto? Aspetta, aspetta, aspetta. Cosa hai detto? 10. E con questo vi salutiamo. Arrivederci, arrivederci. Arrivederci, 10, la stessa cosa. Si somigliano le due parole. Arrivederci e 10. Ciao, ciao.